Mezzogiorno Italia, ben trovati. Altro che il binario 9 e tre quarti di Harry Potter, altro che magia. Quello che ci accingiamo ad intraprendere oggi è il viaggio dei passeggeri dimenticati, viaggiatori di serie B, quelli che da Roma devono arrivare a Campobasso e viceversa in treno. Un binario fantasma, il loro alla stazione Termini. Pensate, spesso non è neanche richiamato sul tabellone elettronico. Si chiama binario 20 bis e in quel bis ci sarà pure una ragione. Sempre meno linee ferroviarie al sud. Pensate che nell'intero mezzogiorno circolano meno treni regionali che nella sola Lombardia. Napoli e Bari aspettano l'alta capacità da decenni, tant'è che tante persone preferiscono viaggiare in corriera. E pensare che però la ferrovia è nata proprio qui, la prima ferrovia d'Italia nel 1839, con la mitica Bayard che fece il primo viaggio 178 anni fa. Eravamo all'avanguardia. La storia di Pietrarsa è la storia di un primato italiano, ma anche la storia di un'occasione perduta, di un sogno, quello di un sud industriale tradito. La fabbrica di treni nasce accanto alla prima linea ferroviaria italiana. Re Ferdinando II, il 3 ottobre 1839, brucia sul tempo gli altri sovrani italiani e inaugura 7 chilometri di strada ferrata. È solo una tratta breve del più complesso progetto Napoli-Nocera di 44 chilometri. Ma pazienza, Ferdinando II ha fretta. A breve giro, 3 anni dopo, aprono le officine di Pietrarsa, costruite proprio su una colata lavica spinta dal Vesuvio fino al mare. Qui nascono locomotive e vagoni che viaggiano sulle rotaie d'Italia e d'Europa e la conferma che il regno delle due Sicilie ha trovato la propria vocazione industriale. Anche lo zar Nicola I si aggira per questi capannoni per prendere spunti per il suo polo ferroviario. Nel 1853 Pietrarsa è al culmine della produzione, di fatto il primo nucleo industriale del territorio italiano. Precede di 44 anni la nascita della Breda e di 57 quella della Fiat. Proprio nel 1853 a Genova viene fondata la fabbrica che di lì a poco toglierà commesse, lavoro e scopo a Pietrarsa, l'Ansaldo. In quell'anno sono impiegati nello stabilimento sotto il Vesuvio quasi 1000 operai. Con l'indotto questo numero si moltiplica per 5. E l'unità d'Italia è il punto di svolta. Nei piani del nuovo regno, lo sviluppo industriale va spostato al nord. Genova diventa calamita di progetti e di lavoro. Pietrarsa si svuota. La proprietà passa di mano, una serie di tagli e le difficoltà economiche crescono. Il 6 agosto del 1863, gli operai, stanchi di attendere lo stipendio, manifestano davanti alla fabbrica. È il primo sciopero dell'Italia Unita. Il governo risponde mandando i bersaglieri. Alla fine della giornata si contano 7 operai morti e 20 feriti gravemente. Il resto è cronaca di un declino costante, fino alla chiusura negli anni 70 del Novecento. Poi nel 1989 la creazione del Museo Nazionale Ferroviario, che significa rinascita in chiave culturale della fabbrica, diventata memoria di un tempo in cui il Sud sognava di essere potenza industriale. Se domandi ad un imprenditore perché non investe al sud, ti risponderà che trasporti e infrastrutture sono carenti. Magari è una scusa, preferisce delocalizzare perché la manodopera all'estero costa poco. Però il problema è oggettivo. Il divario infrastrutturale nord-sud è causa e allo stesso tempo effetto della mancata crescita del mezzogiorno.